Il Casalino è una piccolissima realtà di Pratovecchio, eppure è un grande territorio per la Chiesa Cattolica, capace ancora, nel mondo di oggi, di portare a Dio l'opera di carità di ben 25 suore francescane di Santa Elisabetta. Provengono da India, Indonesia e Filippine e sono arrivate alla Casa Madre per consacrarsi definitivamente a Dio. Lo faranno in questa giornata documentata da Antonio Volpe, che conclude i festeggiamenti del 125esimo anniversario della fondazione dell'Ordine. Lo faranno davanti alla Madre Superiore, a Suor Daniela Capaccioli, davanti alle autorità religiose come Monsignor Meini, Vescovo di Fiesole, davanti al Sindaco Caleri di Pratovecchio Stia e insieme alla gente del Casentino. E se rispondere alla propria vocazione significa mettersi in ascolto ed intraprendere un cammino, la professione perpetua è il culmine di anni di preparazione e l'inizio di una nuova vita piena della grazia di Dio. Se non avete mai assistito ad una consacrazione, io credo che sia giusto vedere la gioia negli occhi di queste 25 giovani suore che andranno nel mondo a portare carità e amore. Un giorno speciale e importante per tutti noi suore francescane di Santa Elisabetta, per la diocesi di Fiesole, nostra casa madre, per le chiese locali in cui le 25 giovani appartengono e per tutti voi che siete qui presenti. Le 25 giovani provengono 11 dall'India, 3 dalle Filippine, 11 dall'Indonesia. Oggi per noi si chiudono le celebrazioni del 125esimo di fondazione e 25 giovani in questa celebrazione diranno il loro sì definitivo a Dio, impegnandosi ad attualizzare il carisma di Madre Francesca, una ragazza qui di Casalino, e di Don Marco, il parroco di allora, nell'oggi della Chiesa missionaria. Madre Daniela, è una bella gioia per l'Istituto delle Suore di Santa Elisabetta, ma per tutti noi. Figlie carissime, che cosa chiedete a Dio e alla sua Santa Chiesa? Per l'amore di Dio, della Beata Vergine Maria, del nostro Padre San Francesco, di Santa Elisabetta e di tutti i santi, chiediamo, Padre, di essere ammesse alla professione dei voti perpetui in questo istituto delle suore terziarie francescane, figlie di
belle. Ho ascoltato con gioia il vostro eccomi di fronte alla chiamata del Signore e vi ringrazio per questa disponibilità. Figlie carissime, avete manifestato la volontà di unirvi definitivamente alla famiglia religiosa delle suore francescane di Santa Elisabetta. Volete ora, con la professione perpetua, offrirvi per sempre a Dio Padre, rinunciando alle opere della notte per vivere nella luce dei figli di Dio? Sì, lo voglio. Volete, col dono dello Spirito Santo, dedicare tutta la vostra vita a Dio nella preghiera quotidiana, nel servizio a tutti i fratelli che soffrono nel corpo e nello spirito, sull'esempio di Gesù che è venuto per servire e non per essere servito? Sì, lo voglio. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Padre fonte della vita. Fuoco nell'amore, pietà di noi, da ogni male, da ogni peccato, salvaci, Signore, dalla morte eterna, salvaci, Signore, Gesù, Figlio del Dio vivo, ti preghiamo. Cristo, ascoltaci, Cristo, ascoltaci, Gesù, esaudiscici, Gesù, esaudiscici. Accogli, Signore, le invocazioni del tuo popolo e con la tua grazia prepara queste tue figlie perché il fuoco dello Spirito Santo le purifichi dal peccato, le infiammi con l'ardore della carità. Per Cristo nostro Signore. Amen. Io so Giustina. Io so Sofia. Io so Graziella. Io so Gesù. Io so Priscilla. Io sono Maria Seri. Io sono Maria. Alla voglia di Dio, nella ferma volontà di consacrarmi più intimamente a Lui e di seguire più da vicino Cristo, Apostolo del Padre, davanti ai fratelli che mi circondano e nelle tue mani, Madre Daniela Capaccioli, con volontà libera e cosciente, faccio voto di vivere per tutta la vita in castità, senza nulla di proprio e in obbedienza, secondo la regola e vita dei fratelli e delle sorelle del terzo ordine regolare di San Francesco, e le costituzioni delle suore terziarie francescane, figlie di Santa Elisabetta. Pertanto mi affido con tutto il cuore alla vostra famiglia religiosa, affinché nel servizio del Signore e di tutti gli uomini possa adempiere il comandamento dell'amore e raggiungere la carità perfetta, con la grazia dello Spirito Santo, con l'aiuto della Beata Vergine Maria, del Padre San Francesco, di Santa Elisabetta e della vostra comunità.
Voi che avete scelto la libertà dell'amore e avete abbandonato ogni cosa per seguire Cristo, avrete 100 volte tanto e la vita eterna. Amen.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Vogliamo anche ringraziare per il nostro istituto i noi figli di questa famiglia francescana di Santa Elisabetta. Vogliamo esprimere il nostro profondo ringraziamento con tutto il nostro cuore alla nostra carissima madre Daniela Papazzoni. Che ci ha accolto con gioia e ci ha guidato in questo intenso momento di preparazione per il nostro sì definitivo al Signore. Grazie anche alla nostra maestra centrale, Sor Paola. Grazie a maestra Pina. A Sor Maria Angela. Grazie a tutti. Che ci hanno accompagnato in questo tempo. Grazie, madre, per essere stata sempre con noi come una mamma che porta i figli per mano giorno dopo giorno nel cammino con il Signore. Grazie per i bellissimi passati momenti insieme che sono i ricordi che porteremo nei nostri cuori per tutta la nostra vita. Vogliamo anche ringraziare per i nostri genitori, parenti che non sono presenti. Il primo ringraziamento è a Dio, che ci ha dato il dono più bello e prezioso che abbiamo, cioè la nostra vita. Vita accolta dai nostri genitori, che ci hanno insegnato con il loro amore, sacrifici ed esempi ad amare Dio sopra ogni cosa. E su voi tutti che avete partecipato a questa santa liturgia, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, e Figlio e Spirito Santo. Amen. La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace.
grazie tanto, eh. Alla voi. Grazie, sì, ci vuole sempre, eh? Certo, anche voi con me. Sì.